Ciao ragazzi, benvenuti finalmente in questo nuovissimo video. Come avrete letto dal titolo e capito dalla copertina, questo video molto probabilmente non avrei voluto mai farlo. Non avete forse capito del tutto, ma adesso vi spiego. Fatto sta che se mi seguite su Instagram, vi invito appunto a farlo, sicuramente avrete avuto delle anticipazioni oppure avete visto che purtroppo la mia moto non la prendo da un bel po' di tempo. Ma passiamo avanti. Prima di dirvi cosa effettivamente è successo alla mia moto, voglio portarvi piano piano a farvi capire cosa è successo e come me ne sono accorto. Diciamo che da più o meno 3 settimane, se non qualcosina in meno, ho cominciato ad avvertire delle strane vibrazioni alla moto. Voi direte, sì, è un monocilindrico, vibra di per sé, vibra tantissimo, ti sarai semplicemente impressionato. Ed è quello che ho pensato anche all'inizio. Però, andando sempre più avanti, mi sono reso conto che non erano semplicemente delle vibrazioni date dal monocilindrico. C'era qualcosa che non andava. Sono andato dal meccanico, gli ho portato la moto, gliel'ho lasciata per fargliela provare, e lui, diciamo che mi ha rassicurato dicendomi: guarda, io non sento nessun rumore al motore, non sento nessun rumore, nessuna vibrazione strana, per me la moto sta tutta a posto. Io in precedenza avevo controllato il livello dell'olio, appunto, motore, e era leggermente sopra alla tacchetta del minimo, quindi non era né buono né male come livello, però considerando che comunque l'ho cambiato un anno fa, ho detto vabbè, non ci ho fatto chissà quanti chilometri, se ci ho fatto 5-6 mila chilometri è anche tanto, però ho detto vabbè, cambiamo l'olio e il filtro, male non fa, anzi, e quindi ho deciso di cambiare l'olio. Ho comprato il Bardal XTC come avete visto nell'ultimo video, ho fatto il cambio dell'olio, è tutto. Però appunto ricordatevi bene che io questi problemi li ho notati da prima che facessi il cambio dell'olio. Quindi ok, anche sotto consiglio del meccanico ho detto facciamo il cambio d'olio e vediamo se questo problema si risolve oppure persiste. Tutto a posto, faccio il cambio dell'olio, faccio dei giri con la moto appunto per far circolare l'olio, per far lubrificare tutte le parti appunto che ne hanno bisogno. Faccio un giro e la moto faceva ancora quei rumori, mi dava ancora quelle vibrazioni, però non ci ho dato tanto peso. Ho fatto, vabbè, sono gli stessi rumori, magari non lo so, sono io che ho dei problemi, mi sto fissando, tutto a posto. Il giorno dopo vado a fare dei servizi miei con la moto, classici in città, normale, tranquillo, mi fermo al semaforo e sento delle botte fortissime venire da sotto al motore verso il manubrio. Io avevo la moto che mi schiaffeggiava il culo. Sentivo po 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 po. Esce pesce, po 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 po. Dei rumori assurdi e mi davano fastidio, mi preoccupavano tantissimo perché non è normale che una moto faccia questo. Io adesso ve lo ripeto ulteriormente come in tutti i miei video, non sono assolutamente nessuno, non sono un meccanico, sono nuovo in questo mondo, quindi non sono nessuno per fare una diagnosi o qualcosa, ma a mio avviso aveva un problema al motore. Porto la moto a un meccanico che mi è stato consigliato da un amico, quindi un meccanico fidato, e lui solamente sentendola accesa mi dice: guarda, qua c'è qualcosa che non va al motore. La guarda un pochino e fa: portamela, me la devi lasciare, non usare assolutamente la moto, perché qua rischiamo di fare dei danni veramente esponenziali e non vale nemmeno più la pena per il costo della moto ripararla. Questa cosa non mi ha fatto piacere. Torno al garage, poso la moto e non la tocco. La riprendo dopo un giorno per andare a fare un servizio urgente, mi serviva per forza la moto, ovviamente la porto pianissimo, tranquillo, senza fare nessun movimento brusco, sgasate, accelerate, tirate, nulla, tranquillissimo. Non entravano le marce, la folle era impossibile da mettere, ho dovuto dare pestoni per scendere in prima e pestoni al contrario per salire di marcia. Là ho incominciato ad avere proprio paura. E addirittura con la frizione tirata scalavo di marcia e interveniva il freno motore con la frizione tirata.
Ho detto ok, qua c'è qualcosa che non va. Ho fermato la moto, l'ho portata dal meccanico e gliel'ho lasciata. Quindi, cosa è successo? Non si sa ancora di preciso perché sono passato poco fa dal meccanico e la moto ancora deve smontarla, diciamo ancora deve aprire il motore perché purtroppo, oltre alla frizione che molto probabilmente va cambiata, abbiamo dei gravi problemi al motore. Dico gravi perché in generale aprire un motore comporta tantissime cose da sistemare, come guarnizioni e tutto, che non sono spese da poco, né tantomeno ci vuole poco a livello di tempo. Quindi è un grave problema per me. Anche perché non avendo la moto sono fermo e non posso fare quasi nulla. Quindi, in fondo, il meccanico cosa mi ha detto? Molto probabilmente potrebbe essere lo spinotto della biella. Perché appunto dai rumori che si sentono e le vibrazioni che fa e tutto, è sicuramente quello il problema. Ma fin quando non si apre il motore e si controlla, non ne possiamo essere sicuri. Che la frizione sia andata è molto probabile, ma anche quello è da verificare. Quindi per ora i problemi che ci sono, o meglio che ci potrebbero essere, sono questi. Ovviamente più avanti vi farò sapere quali sono poi i reali problemi. Cosa farò, cosa mi ci vuole per riparare la moto. Fatto sta che purtroppo sono costretto a ripararla e quindi a riportare praticamente la moto a nuovo. Infatti, da una parte sono contento perché dopo avrò la moto che sarà veramente un gioiellino, sarà perfetta perché chi mi segue e sa come tratto la mia moto. È perfetta, non ha nessun tipo di problema, anzi, tutti gli anni che ha addosso sembrano quasi non esistere, anche perché ha quasi 40.000 km, ma nemmeno, e la moto è perfetta. Va bene, comunque, detto questo, io vi invito comunque a seguirmi su Instagram per avere tutte le anticipazioni del caso. Su Instagram ovviamente è molto più semplice portare contenuti e avvisarvi per qualsiasi cosa succede perché è immediato, fai una storia e via. Tutti quanti sanno cosa sta succedendo e cosa è successo. Su YouTube, c'è un minimo di strutturazione del video, registralo, montalo, caricalo. Sappiamo tutti che è una trafila ben più lunga, ma non mi interessa. Comunque niente. Non posso dirvi che questo video, o meglio, non posso sperare che questo video vi sia piaciuto perché non è piaciuto in primis a me registrarlo né vivere questa esperienza perché appunto sono senza moto e fra poco sarò anche senza soldi. Quindi niente, ci vediamo semplicemente al prossimo video con aggiornamenti su MT. Ciao ragazzi!